Allora, intanto attirarsi al centro maschile e al cervello femminile, secondo me lei mi fa abbastanza, mi spiega poi secondo me la differenza principale tra il cervello femminile? No. Perché verrei tacciato di antifemminismo. Io penso sinceramente che sia arrivato il momento di cedere le armi, alle donne. Io per parte mia, come ex uomo, mi sento già esausto. Penso che sia l'ora che il mondo venga dominato dal modo di pensare femminile, che non è un mondo così mammifero come la mamma, come pensate voi. Pensate per esempio per un momento alla signora Thatcher, pensate per esempio alla signora Golda Meir, però hanno una cosa che noi non abbiamo, fanno i figli, sono la grande matrice dell'universo nostro, e questo qualcosa significa. Significa che prima di farci del male, loro, donne, ci penseranno assai più di quanto siamo abituati a pensarci noi. Credo che loro siano più disposte al compromesso, al pro bono pacis, più di quanto lo si siano gli uomini. Quindi, quando ho parlato a Siracusa del cervello femminile, ho solo scherzato, perché altrimenti avrei dovuto